Studio Libertà. Di consumare questo momento di confronto pubblico. E mi è capita anche l'occasione per porgere un particolare saluto e benvenuto all'illustre ospite, onorevole presidente Cirio, che io apprezzo, stimo e seguo da lontano 1983. Ove ebbi il piacere di consumare, mi sia consentito, la partecipazione a quel congresso dove il presidente fu eletto segretario della Democrazia Cristiana. Ed ascolto sempre, con tanta voglia, in qualsiasi occasione, così come farò stasera, che lo ascolterò. E noto a tutti l'evento del Consiglio Comunale per le dimissioni contestuali dei 16 consiglieri comunali, per i noti fatti che Tiziani, Franco Troiano, Casolare ed altri hanno ricordato. E vedete, è da qui che parte la scommessa lanciata dagli uomini dell'UDC. Casolaro, Rossetti, Troiano, Tiziani, Polizio, perché è una sfida difficile che punta a un progetto di rifondare il comune sul piano istituzionale, sul piano economico, sul piano sociale, amministrativo e soprattutto morale. Quello che questa amministrazione non ha mai messo in campo. Una sfida che oggi parte certamente non senza dubbi e macchie e anche con pochi riflettori. Ma spero che il tentativo di questa sfida si concretizza. Io certamente non ho dubbi, ma si concretizza nella realizzazione di una coalizione che dobbiamo costruire insieme e che mira in modo particolare a risvegliare una sana partecipazione dei cittadini alla vita politica, così come
lo si dimostra stasera, e l'abbiamo dimostrato stasera, che è aperta al confronto dei cittadini. E per questo credo che non dobbiamo solo parlare, ma anche ascoltarci, perché ciò servirà a valutare insieme quello che è stato fatto di tanto negativo, e tante cose sono state fatte negative per questa città. Basta ricordare semplicemente la non adozione da parte della passata amministrazione, che noi con convinzione abbiamo mandato via per manifesta incapacità, ma per manifesta incapacità amministrativa, per manifesta incapacità politica, ma in modo particolare per manifesta incapacità anche e soprattutto nei rapporti umani. Questo è il dato fondamentale che ha fatto andare a casa questo sud. E credo che tutto quanto è accaduto in questi 3 anni, circa 3 anni consumati e spesi male per questa città, io credo che deve farci ragionare con saggezza. Questo è uno degli insegnamenti forti che il presidente Cirio Bonomi trasmette. Deve farci ragionare con saggezza e deve farci viaggiare oggi decisi verso il prossimo obiettivo comune. È quello di dare una scossa salutare non solo al quadro politico, che è incessato a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale, e anche a quello locale. Credo che bisogna in modo particolare dare questa scossa politica, questa scossa salutare alla città di Casole, che ormai è impantanata. E io termino qui, perché non mi voglio ulteriormente allungare nelle mie considerazioni. Dico che bisogna lavorare tutti assieme affinché possiamo rimettere e dare a questa città un volto, ma un volto che sia un volto decoroso, perché fino ad oggi non c'è mai stato. Grazie.